questo incontro che si iscrive in un ciclo, come voi sapete, perché la documentazione l'abbiamo resa disponibile da tempo, il ciclo Idee e Libri. Ci troviamo questa sera per il secondo appuntamento previsto da questo ciclo e abbiamo nostro ospite il professor Ernesto Galli della Loggia, che saluto e ringrazio per la sua disponibilità. Avrebbe dovuto presentarlo, era previsto che questo incontro fosse introdotto da Vittorio Coletti, che voi conoscete bene. Chi frequenta Palazzo Ducale lo conosce molto bene, purtroppo capita che il professor Coletti sia indisposto e conseguentemente, come dicevo al professor Galli, faremo fuoco con la legna che c'è e quindi la presentazione la faccio io. Ecco, la faccio in che maniera? Innanzitutto il professor Coletti mi ha chiesto di rivolgere al pubblico alcune parole che lui mi ha dettato, innanzitutto scusandosi con il relatore e spiegando che l'influenza gli impedisce di essere presente questa sera. E gli spiace tanto più che il professor Coletti aveva individuato nel tema della scuola un argomento estremamente significativo del ciclo e aveva individuato nel professor Galli della Loggia il relatore più qualificato per dibattere il tema della scuola italiana, non solo oggi, di oggi e l'evoluzione più recente e non recente. È un libro, dice Coletti, che tocca profondamente quanti hanno a cuore la scuola italiana e la sanno guardare senza paraocchi. Se si cerca un'angolazione diretta, attualissima, da cui presentarlo, si potrebbe partire dal recente caso del liceo romano che ha vantato la discriminazione sociale dei suoi allievi con grande scandalo ipocrita di chi ha da tempo creato e moltiplicato i presupposti ideologici per questa folle pubblicità. Il libro di Galli della Loggia lo denuncia senza mezzi termini. Quella grottesca propaganda discende infatti dal falso mito dell'autonomia, uno dei mali peggiori della scuola e dell'università italiana, che ha immesso concorrenza in un servizio che doveva essere pubblico e di qualità per tutti. Il tragico, e il libro di Galli della Loggia lo spiega benissimo, è che la scuola italiana è stata considerata autonoma affinché gli istituti si procurassero da sole le risorse che la collettività ha loro lesinato, ma del tutto non autosufficiente nella sua missione principale di trasmissione di conoscenze e del patrimonio culturale comune. La farsa dell'alternanza scuola-lavoro, della cosiddetta buona scuola, è una delle più recenti e sconcertanti manifestazioni di un'idea di scuola che si giustifica solo se persegue al suo interno fini ad essa esterni, pratici, quasi con orrore delle conoscenze culturali generali, che non si traducano subito in dirette competenze operative. Insomma, la scuola è stata resa autonoma, cioè lasciata sola nel procurarsi i denari e considerata eteronoma, cioè condizionata dalla società di fuori nella sua missione principale. I soldi se li trovi da sola, ma sia subito utile alla bottega. Il contrario del giusto. Ma anche da un'altra angolazione, aula vuota di Galli della Loggia osserva questo assurdo rovesciamento.
in conformità a una sua idea solo pedagogica e non anche culturale, la scuola ha puntato in tutti gli ordini e gradi, specie nella media inferiore, solo al successo scolastico degli allievi, dando loro poco in termini di contenuti, esigendo pochissimo e vantando quindi promozioni di massa. Il risultato è stato che, come tutti oggi notano, è finito il ruolo di ascensore sociale, perché il successo scolastico assicurato sposta la selezione dal merito al reddito e favorisce l'insuccesso sociale dei meno abbienti. La cosa tragica, come si sa, e il libro di Galli dimostra inequivocabilmente, è che il fallimento del ruolo sociale della scuola è stato culturalmente pensato e giustificato e favorito da sinistra, che ha venduto la propria anima culturale alle pedagogie e ideologie americanizzanti, trascurando gli effetti socialmente devastanti di una scuola dove si intrattiene meglio ma si insegna meno. Per me, dice il professor Coletti, un tradimento vero e proprio. Ricordo che in una delle nostre passeggiate in Periesi, l'ex segretario del Partito Comunista Italiano, Alessandro Natta, lo definì un suicidio. Questo è il commento di Vittorio Coletti che introduce questa conversazione. Gli altri dati potrei continuare a elencarvi se non ci fosse il rischio che la presentazione si protraesse oltre i tempi della relazione per cui siete convenuti. Credo che il curriculum del professor Galli della Loggia sia, in ragione della notorietà della persona e della sua figura nella cultura italiana, sia tale da esonerarmi da citare passaggi, titoli accademici e quant'altro. Sicuramente è un osservatore molto attento e appassionato, diciamo, di tutte quelle che sono le malattie storiche endemiche della nostra società. La scuola, la burocrazia, la giustizia, la criminalità organizzata, le periferie degradate, un sud dimenticato, il debito pubblico, la disoccupazione. L'Italia è anche questo, non è solo questo, ma comunque questa sera abbiamo la possibilità di ascoltare da un osservatore estremamente qualificato una valutazione complessiva del ragionamento che è stato introdotto dal professor Coletti e che io vi ho letto. Grazie. Ringrazio dell'invito, ringrazio naturalmente il professor Coletti che vi ha già fatto capire, diciamo così, la conclusione di questo libro, insomma, come questo libro va a finire. Ringrazio il dottor Levin che ha, diciamo così, che si è fatto carico di dare voce al professor Coletti e a fare anche gli onori di casa. Questo libro ha come sottotitolo Come l'Italia ha distrutto la sua scuola. Penso in effetti che il caso della scuola sia proprio il caso di una vera e propria catastrofe sociale di cui forse oggi si incomincia, ma soltanto oggi, ad avvertire tutto il peso e tutte le conseguenze, perché un paese che, appunto, come ha fatto l'Italia, distrugge la sua scuola, distrugge uno dei principali motivi per sperare nel futuro e per costruire questo futuro. Qualunque discorso sulla scuola è bene che incominci forse dalle cifre. Allora, nel 2017 l'Italia ha speso 66 miliardi di euro per tutto il comparto dell'istruzione, quindi anche compreso l'università, una cifra che è pari al 3,8% del PIL, del prodotto interno lordo. Per darvi un'idea della percentuale esigua di questa spesa, che è inferiore alla media europea, soltanto la Romania in Europa spende meno per l'istruzione, ancora
nel 2009, quindi in fondo pochi anni fa, l'Italia spendeva il 4,6%, non il 3,8% come oggi, ma il 4,6%, e addirittura nei primi anni del dopoguerra, quando certo diciamo così la condizione del paese era terribilmente drammatica, quindi i bisogni sociali anche lo erano molto di più, bene, in quegli anni l'Italia destinava all'istruzione ben il 9%, cioè poco meno del triplo di quello che oggi destina. E questo divario della nostra spesa rispetto alla media europea si sta continuamente allargando, di anno in anno. Negli ultimi anni l'Italia ha ridotto, come sappiamo tutti, ha ridotto tutte le spese per tutti i comparti dell'amministrazione pubblica, ma l'istruzione è stato il comparto in cui questa diminuzione è stata più drammatica. La diminuzione che ha colpito l'istruzione è stata 5 volte superiore a quella che ha colpito tutti gli altri settori. Basti dire, l'ultimo dato che vi do, ma è diciamo sì, quello che in qualche modo è più impressionante, che la spesa per l'istruzione italiana è ormai costantemente, da anni, inferiore alla spesa che noi abbiamo per pagare gli interessi sul debito pubblico. Cioè noi paghiamo più soldi, spendiamo di più per pagare gli interessi sul debito pubblico di quanto invece destiniamo all'istruzione. E i risultati naturalmente sono conseguenti a questo calo progressivo degli investimenti. Abbiamo, come si sa, il più basso tasso di laureati d'Europa, abbiamo il più alto tasso di abbandono nel corso degli studi da parte degli studenti. In alcune regioni d'Italia, come la Sicilia, si arriva ad un abbandono nel corso degli studi del 25-30%. Abbiamo anche una fortissima evasione dell'obbligo scolastico, cioè di famiglie che non vanno, che non mandano per i propri figli a scuola. Ma risultati più significativi sono quelli nel merito. Alla fine della scuola dell'obbligo, secondo valutazioni dell'OCSE, in Italia uno studente su 5 non è in grado di individuare il contenuto principale di un testo, né di comprendere le relazioni o il significato quando l'informazione non è palesemente esplicita. Sia in scienze che in matematica si va persino peggio e diciamo, la percentuale della incomprensione dei problemi sottoposti è del 23%. Anche in termini di competenze digitali, le famose competenze digitali che tutti i programmi ministeriali invitano le scuole di ogni ordine e grado a promuovere spasmodicamente, anche in questo campo gli studenti italiani si dimostrano inferiori nei risultati, inferiori alla media. Nel rapporto sull'istruzione in Italia del 2019, al 2015, l'anno campione, nel corso di 12 mesi, circa l'80% dei 15-19enni italiani, prego, pensavo di avere una voce altissima, pensavo quasi, non capire, più per un comizio che per una relazione questa sala, comunque, chiedo scusa. Dicevo, nell'anno campione del 2015 risultava che nel corso dei 12 mesi precedenti la campionatura l'80% degli studenti tra i 15 e i 19 anni aveva svolto meno di 4 attività culturali tipiche: vedere un monumento, un sito archeologico, andare a un concerto, visitare un museo. L'89% non aveva avuto negli 12 mesi precedenti neppure un'occasione di fare una di queste 4 attività. Tutto questo però appunto non deve far certo rimpiangere la scuola di un tempo, la scuola di una volta. Io, avendo scritto questo libro, diciamo così, mi sono attirato
che è un libro critico sulle condizioni della scuola attuale, come sapete, mi sono attirato alla critica di essere un passatista, un reazionario, un conservatore, di voler rimpiangere la scuola di un tempo. Io penso che questo sia uno dei modi tipici in cui in Italia si evita di discutere in modo serio. Criticare una riforma o una serie di riforme, come è nel caso della scuola, non significa necessariamente allora dire che si stava meglio prima. Vuol dire semplicemente criticare quelle riforme, dire che quelle riforme presentano degli aspetti sbagliati, sbagliatissimi, e invitare a discutere su quelle. Non si può rispondere a questo facendo un processo alle intenzioni. La scuola precedente, la scuola degli ultimi 40 anni, non era una scuola adatta ad una società democratica, era una scuola classista. La scuola che io ho fatto, che forse penso qualcuno di voi qui dentro ha fatto, era una scuola classista. Quando io ho fatto gli esami di quinta elementare, allora se sono gli esami in quinta elementare e poi si passava alla prima media, una buona metà dei miei compagni della quinta elementare io non li ho ritrovati in prima media. Perché? Perché erano appunto figli di classi non abbienti, classi sociali non abbienti, e le loro famiglie non potevano permettersi, non avevano insomma l'idea di mandare i figli, di far proseguire i figli la scuola. Era una scuola classista. In genere si dice, appunto, si imputa questo classismo all'aver introdotto, diciamo così, una struttura classista nella scuola a Giovanni Gentile. Per la verità, il povero Gentile è del tutto innocente, avrà avuto altre responsabilità, ma da questo punto di vista è innocente. La riforma Gentile fu fatta negli anni 20 e sfido chiunque a trovare nelle legislazioni scolastiche degli anni 20 delle legislazioni non classiste. Erano tutte estremamente classiste. Per darvi un'idea, se voi leggete, questo devo dire ha sorpreso anche me, gli scritti sulla scuola di Gaetano Salvemini, che appunto ha scritto moltissimo sulla scuola, un appassionato difensore della scuola pubblica, sono degli scritti soprattutto degli ultimi anni prima della prima guerra mondiale, poi vedete che appunto Salvemini scrive, dà per scontato, per esempio, che non possano essere in una stessa classe messi dei ragazzi provenienti da classi sociali diversi, perché gli sembra ovvio che appunto le vocazioni, le capacità, le possibilità siano diverse e che quindi non sia possibile metterli tutti quanti in uno stesso paniere scolastico. Gli sembra altrettanto ovvio appunto che i figli delle classi popolari siano avviati a dei corsi di studio particolari, professionalizzanti, ma certo non agli stessi corsi dei signori. Non per nulla, infatti, quando in Senato Gentile fu chiamato a rendere conto della sua riforma, Gentile si difese leggendo moltissimi passi degli scritti di Salvemini. Ma ripeto, nel 1923 non c'era nessuna legislazione scolastica, forse quella dell'Unione Sovietica naturalmente, che era classista al contrario, nel senso che escludeva dalla scuola i figli dei borghesi. Ma però la scuola italiana di fatto era classista, non era una scuola, negli anni 50-60 non era una scuola più adatta ad una società democratica di massa. E doveva cambiare, quindi. Doveva cambiare. Bisognava costruire una scuola diversa. La classe politica ha cominciato, diciamo così, a rendersi conto bene del problema, ha iniziato a fare dei passi in questo senso con l'adozione della scuola media unica, come vi ricordate, nel 62-63, e poi ha capito che naturalmente però questo processo doveva continuare così, cambiando le cose anche nel corso successivo degli eventi. Disgraziatamente, diciamo così, disgraziatamente, con il senno di poi, è invece arrivato su questa discussione che era in corso nella classe politica alla metà degli anni 60, è arrivato il 68. Il 68, che è stata una bufera, come ricordiamo, per la classe politica, e ha, diciamo così, completamente stravolto
come dire, l'ordine dei lavori e la riflessione su come si costruisce una scuola per una società democratica. Il primo provvedimento che mi sembra molto significativo di questo assoluto, diciamo così, sbandamento intellettuale, di questa, diciamo, vera e propria resa che la classe politica ha fatto nei confronti di quello che stava accadendo, è stato il primo provvedimento che fu preso in senso riformatore proprio nel 69, subito dopo, diciamo così, l'esplosione sessantottesca. Quale fu? Fu quello, come qualcuno di voi ricorda, della liberalizzazione degli accessi all'università, cioè con qualsiasi titolo di studi di scuola superiore si poteva accedere a qualunque università. Io ho insegnato per decenni nella facoltà di scienze politiche, improvvisamente mi sono visto arrivare degli studenti che avevano fatto l'istituto per il turismo, che l'istituto alberghiero, sapevano magnificamente accogliere un ospite in albergo, servire a tavola, ma non avevano mai fatto storia, per esempio. Però si erano iscritti alla facoltà di scienze politiche, ma si potevano iscrivere a qualunque università. Questo per dire, diciamo così, il marasma, lo sbandamento intellettuale che ha colpito la classe politica, che, diciamo così, a quel punto ha fatto una scelta dalle conseguenze drammatiche, non solo questa che ho detto, che pure era molto significativa. La scelta di procedere a delle riforme della scuola sulla via della costruzione della scuola democratica. Questa espressione, costruire una scuola democratica, è diventato un assioma, è diventato la stella polare di tutta l'attività riformatrice e che poi appunto si è tradotta nella scuola democratica. Forse era meglio, diciamo così, pensare a costruire, diciamo così, una democraticità della scuola piuttosto che una scuola democratica. Comunque il problema tra scuola e democrazia, che è diventato, diciamo così, il cuore di tutto il progetto riformatore, che poi progetto, più che progetto, veramente è stato un susseguirsi alquanto caotico di riforme. Il cuore è stato questo, appunto, di costruire una scuola democratica, senza rendersi conto che la parola democrazia, è, diciamo così, applicata alla scuola, costituisce, diciamo così, non pochi problemi, è molto problematica. Democrazia significa di tutti, significa appunto una cosa appartenente, che coinvolga tutti. L'innalzamento, diciamo così, di tutto al maggior numero possibile. Ora, appunto, nel campo dell'istruzione, questo, diciamo così, elemento della generalizzazione a tutti deve essere però in qualche modo contemperato con quello che è il cuore però della scuola, cioè l'istruzione, la capacità di apprendere, l'apprendimento. È necessario che ci sia un compromesso fra il carattere universale aperto a tutti e il carattere proprio dell'istruzione scolastica, che è invece appunto specifico, che è un carattere che si sottrae al numero. È un problema generale, guardate, in generale della democrazia, oserei dire. La democrazia ha, diciamo così, in sé, in quanto criterio puramente numerico, un aspetto inevitabilmente distruttivo se applicato indiscriminatamente a tutto. Va in qualche modo commisurato al tipo di ambito a cui si applica. Il compromesso ovvio tra la democrazia e appunto la scuola non poteva che essere il merito, cioè la scuola deve essere aperta a tutti, questo è il suo primo elemento democratico, l'universalità democratica deve essere questo, la scuola non solo deve essere aperta ma deve cercare di raccogliere il maggior numero di studenti. Il fatto che oggi dopo 40 anni di scuola democratica ci sia un'evasione dell'obbligo scolastico che ammonta in certi regioni d'Italia al 20%, ci sia una dispersione scolastica pari, è una smentita, diciamo così, tra le più clamorose, a me pare, di questa, diciamo così,
presunta ispirazione e volontà democratica della scuola. La scuola ha come suo elemento cruciale il sapere. Allora, questo elemento deve essere messo in qualche modo in rapporto con questa universalità. E appunto, per vedere se c'è una corrispondenza vera, l'unico appunto elemento, il tramite, deve essere il merito. Costruire una democrazia scolastica di massa, costruire una scuola democratica, se preferite, secondo me dovrebbe significare tre cose. Una scuola frequentata da tutti, che abbia di vista il fine, connaturato al primo elemento, di funzionare come elemento per consentire ai capaci e meritevoli, come dice la nostra Costituzione, di arrivare ai traguardi maggiori dell'istruzione, e appunto una scuola fondata nel merito, fondata sul merito, sull'accertamento del merito. Credo che questa sia veramente una grande discriminante, appunto. Oggi, diciamo così, una discriminante anche per giudicare cosa è diventata la scuola, che cosa le riforme hanno prodotto nella scuola. La scuola italiana di oggi è una scuola volta all'accertamento del merito? Che fa di questo il suo asse, non dico unico naturalmente, ma comunque un suo asse fondamentale. È difficile rispondere affermativamente quando poi si assiste, si vedono le percentuali dei promossi alla fine dei corsi, che sono sempre percentuali che sfiorano il 100%. Può esistere, diciamo così, un accertamento del merito che si conclude con la felice promozione del 100% degli studenti e che al tempo stesso però in barba alla democrazia non tiene conto del fatto che nel corso degli anni però il 20-30% di quelli che si erano iscritti al primo anno non ci sono più alla fine del ciclo. Eppure questo è il risultato, appunto, è una promozione di massa. La scuola italiana si è riformata, è stata riformata, a cominciare appunto dal primo grande atto di riforma che è stato, come sapete, perché penso che ci siano molti insegnanti, l'approvazione dei decreti delegati negli anni 70, è stata costituita su un presupposto contrario a quello che io sono venuto fin qui dicendo, e cioè sul presupposto che il merito non può essere assunto come criterio, diciamo così, decisivo del successo scolastico, della carriera scolastica degli alunni, perché il merito in realtà ha un contenuto classista, perché il merito discrimina socialmente. La scuola del merito è sempre una scuola di classe, è sempre una scuola di classe. Questo è stato, diciamo così, l'assunto non detto naturalmente dalle autorità scolastiche, però tradotto esplicitamente in moltissimi circolari che vengono ancora oggi distribuite alle scuole, mandate alle scuole in occasione degli esami, in occasione degli scrutini, ed è stato poi, diciamo così, quest'idea che la scuola del merito, la scuola che discrimina in base al merito, è una scuola di classe, è stato l'assunto di quello che possiamo considerare, che io considero, diciamo così, il massimo, non voglio dire teorico, ma direi quasi profeta, perché è una parola che ben gli si addice, della scuola democratica. Profeta malgrado lui stesso, nel senso che, parlo di Don Milani, nel senso che quello che è stato poi realizzato non era la scuola che Don Milani voleva. Don Milani non voleva una scuola democratica che promuovesse tutti. Anzi, lui personalmente era un maestro, diciamo così, severissimo e fino all'implacabile, oserei dire. Non voleva una scuola appunto per tutti, una scuola democratica. Voleva una scuola in cui si insegnasse
una cultura, diciamo così, di classe, una cultura fatta per i bisogni, per la vita delle classi popolari. La critica di Don Milani era una critica sui programmi in particolare, sul tipo di insegnamento. Sosteneva appunto, con delle punte di radicalismo, diciamo così, pararivoluzionario, impressionanti se le si legge oggi, che appunto ai giovani delle classi popolari non serviva nulla leggere l'Eneide, leggere i classici della letteratura italiana. Ci sono delle espressioni di dileggio sprezzante nei confronti della cultura che lui definisce borghese, che peraltro era la sua cultura. Lui, come è noto, era un intellettuale raffinato, e del resto questo tipo di violenza anticulturale può essere fatta soltanto dagli intellettuali in genere, insomma. Ecco. E invece lui sosteneva che le classi popolari non dovevano andare ad una scuola che insegnasse queste cose, bisogna andare a una scuola che insegnasse invece, facesse leggere, per esempio, come lui diceva, esplicitamente il Contratto dei metalmeccanici. Quello doveva essere, diciamo così, il testo su cui imparare, il testo, diciamo così, sostitutivo di altri testi appunto totalmente inutili. La scuola italiana naturalmente non se l'è sentita di adottare una misura così radicale e così anche, diciamo così, implausibile, possiamo ben dirlo, insomma. Don Milani scriveva in un momento in cui, io credo, ai suoi occhi, diciamo così, i contadini, lui ha fatto a Barbiana una scuola soprattutto per i figli dei contadini, i contadini erano una specie di simbolo dei poveri del mondo che avrebbero, diciamo così, accerchiato le città e avrebbero fatto la rivoluzione, in sostanza. La Repubblica italiana non poteva certo adottare questo tipo di orientamento, e allora si guardò bene, ci siamo guardati bene dal, diciamo così, appunto, rivoluzionari programmi, e di democratizzare i programmi secondo, diciamo così, l'idea che Don Milani avrebbe voluto vedere attuata. Abbiamo invece, diciamo così, democratizzato l'esito, cioè appunto la promozione assicurata a tutti. Ma insieme a questo state, diciamo così, a questa che è stata una linea di fondo, una direttiva di fondo. La scuola non deve bocciare. La scuola ha successo se non boccia. Cosa che ha un aspetto di verità, naturalmente, perché una scuola che boccia è una scuola che dichiara il fallimento del proprio compito educativo. Ma è anche, chiunque ha frequentato qualunque tipo di corso scolastico, universitario, così, sa benissimo che, diciamo così, una scuola non può rinunciare all'accertamento del merito, e c'è un livello al di sotto del quale la pochezza delle conoscenze, delle nozioni che si apprendono richiede una sanzione, altrimenti non ha più senso, diciamo, rilasciare nessun titolo. Se io rilascio lo stesso titolo a chi sa molto e a chi non sa nulla, quel titolo inevitabilmente non vale nulla, cosa che infatti è regolarmente accaduta nel sistema scolastico italiano. Ma la democraticità, l'obbligo della democrazia è stato assunto dal riformatore politico italiano in altri modi anche. Innanzitutto quello di trasformare, diciamo così, la struttura interna della scuola attraverso l'introduzione del criterio della collegialità degli organi, una serie di decisioni sempre più devolute a organismi collettivi interni alla scuola stessa, cioè composta di insegnanti, ma spesso, soprattutto inizialmente per i primi 10 anni, con una forte presenza, che però è rimasta in molti casi, di soggetti esterni, sindacati, assessorati, quelli che con un'espressione si è cominciato a chiamare gli stakeholders, anche l'università ne sa qualcosa di tutto questo, e poi le famiglie. La democratizzazione
è avvenuta appunto con l'introduzione di soggetti esterni alla scuola. Soggetti istituzionali, come appunto sindacati, enti locali, oppure invece soggetti non istituzionali, come le famiglie. Qual è stato l'effetto, a mio giudizio, negativo di questa diciamo così, forma di democratizzazione? È stata che l'insegnante, in quanto tale, in quanto diciamo così, asse dell'istituzione scolastica, ha perso sempre di più di centralità. Ha perso sempre più anche diciamo così, la centralità culturale della scuola e la scuola è sempre più assunto una centralità di tipo sociale. Il compito della scuola è stato sempre più, con la presenza appunto di questi attori non scolastici ma extrascolastici che venivano appunto dal mondo della società, della politica, delle famiglie, sempre più questi aspetti esterni appunto hanno diciamo, preso la prevalenza sull'essenza dell'istituzione scolastica, che è diventata sempre più, nei casi estremi, ma non tanto, una sorta, ed viene anche, diciamo così, presentata con la scuola come una sorta di appendice di istituzione del welfare state, come un'istituzione dedita, il cui compito principale è quello, diciamo così, di essere un'agenzia sociale, non dico proprio addetta al benessere sociale, la parola welfare, però in sostanza un'agenzia appunto volta non alla diffusione dell'istruzione del sapere, ma rivolta a un altro scopo che nelle formulazioni che cominciano a essere predominanti dalla fine del secolo scorso ad oggi, diventa sempre più quella di essere appunto poi la, in qualche modo, tutrice della cultura della Costituzione. La Costituzione, che a un certo punto viene addirittura, diciamo così, diventa una materia di insegnamento, con la materia cittadinanza e Costituzione, la Costituzione, la difesa dei valori costituzionali, l'insegnamento dei valori costituzionali, l'adesione ai valori costituzionali diventa il fine principale dell'istituzione scolastica. Ci sono una marea di documenti di provenienza ministeriale, di provenienza scolastica in generale, in cui stravolgendo completamente il testo della Costituzione italiana, la quale diciamo così, parla pochissimo della scuola, nonostante la scuola sia diventata appunto una specie di usbergo, di guardiana della Costituzione e dei suoi valori, la Costituzione in realtà parla pochissimo, in due articoli soltanto, non parla assolutamente di diritto allo studio, un'altra espressione che è diventata diciamo così, un conio corrente della discussione pubblica sulla scuola. La Costituzione non dice assolutamente che c'è un diritto allo studio, non ne parla assolutamente e si può dedurre anzi da un articolo che assicura un diritto allo studio soltanto per i capaci e meritevoli e basta. E quindi semmai nella Costituzione c'è una costituzionalizzazione della categoria del merito. Nel momento in cui la Costituzione parla di meritevoli, evidentemente la Costituzione, i padri costituenti, tennero fissa questa categoria. Questa appunto democratizzazione interna degli organi della scuola significa, come dicevo, la perdita della centralità culturale degli insegnanti e anche delle discipline tradizionali e significa anche appunto di pari passo l'autonomia di cui sentivamo prima parlare nelle parole del professor Coletti, l'istituzione dell'autonomia scolastica. La democrazia della scuola significa la collegialità degli organi, l'apertura della scuola agli attori sociali, alle famiglie
e insieme la, diciamo così, sua conquista dell'autonomia. Ogni istituto scolastico, appunto, svolge il suo compito educativo decidendo in qualche modo lui anche una parte significativa di che cosa insegnare. Si può arrivare appunto al 20% delle, diciamo così, delle materie, dei programmi decisi autonomamente, ma autonomamente ogni istituto può decidere quella che si chiama l'offerta formativa, cioè tutta una serie di attività collaterali, ma non tanto, diciamo così, di supporto all'insegnamento. E ogni istituto scolastico può svolgere autonomamente, gli insegnanti possono svolgere autonomamente dei progetti di ricerca che naturalmente rientrano poi nel profilo culturale con cui ogni istituto si presenta sul mercato, perché di fatto l'autonomia ha istituito un vero e proprio mercato. Se per un certo numero di anni un istituto scolastico non riesce a raggiungere un certo livello di iscrizioni, per un certo numero di anni di seguito, quell'istituto viene di fatto chiuso, cioè accorpato con altri, rientra in quella, diciamo così, nuova cosa che sono gli istituti comprensivi, che sono appunto una specie di unione di varie scuole. Quindi è interesse di ogni scuola, ogni anno, di ogni istituto scolastico, ogni anno raggiungere il numero di studenti prescritti. E come si fa? Quindi ogni scuola è sul mercato. C'è stata una vera e propria mercantilizzazione, diciamo così, perché è in competizione con altre scuole, naturalmente. Io devo cercare, soprattutto in un mercato che si restringe perché la popolazione scolastica diminuisce per ragioni demografiche, io, istituto scolastico, devo cercare di attirare iscrizioni, di convincere gli studenti a iscriversi da me e non a un'altra scuola. Come faccio? Io penso che un messaggio occulto, diciamo così, naturalmente non sarà mai possibile pubblicizzare un messaggio del genere. I messaggi pubblicizzati sono altri, i messaggi pubblicizzati sono: noi siamo bravissimi, abbiamo insegnanti di primo ordine, si fanno cose interessantissime, ma certo nessuno dirà: da noi però c'è un accertamento molto severo del merito e chi non è, diciamo così, appunto in regola con il merito viene bocciato. Ho il sospetto che questo non si dica. Ma a parte questo, diciamo così, questa mercantilizzazione del, diciamo così, della scuola, questo gettare sul mercato e sulla competizione gli studi scolastici ha l'effetto principale, ha avuto l'effetto principale, come del resto testimoniava appunto il caso di questa scuola romana, di introdurre uno spaventoso elemento classista nell'istruzione. Nel senso che gli istituti che sono nei quartieri centrali, di località ricche, grandi città, così, possono godere di tutta una serie di attività collaterali, di attrattività, di cui non può certo godere una scuola che si trova in un paese della Campania o della Sicilia. Cioè c'è una fortissima gerarchizzazione sociale degli istituti e delle offerte formative che gli istituti possono dare. Ormai è comunissimo che, anche perché una parte delle attività collaterali richiede dei contributi in denaro delle famiglie, e naturalmente ci sono ambienti sociali in cui i contributi delle famiglie possono essere erogati tranquillamente senza problemi, altri contesti sociali in cui, a cominciare dalle gite scolastiche, le famiglie non hanno le risorse economiche. Quindi è avvenuta una cosa che mi pare a me, diciamo così, gravissima, e cioè la frantumazione del carattere nazionale dell'istruzione. Io penso che, diciamo così, uno dei grandi compiti dell'istruzione pubblica, parentesi, in tutto questo naturalmente non è un caso che l'aggettivo pubblico, pubblica istruzione, è caduto.
grazie al ministro Bassanini, una persona certo diciamo così, che non militava in un partito di destra, fu depennata la denominazione pubblica istruzione e il ministero si chiama da allora in poi, dagli anni 90, si chiama soltanto Ministero dell'Istruzione. Ministero dell'Istruzione. Appunto, dicevo, il risultato è che laddove per decenni l'istruzione pubblica è stato uno degli elementi che ha tenuto in qualche modo insieme il paese, invece, appunto, con la sicurezza che in tutte le scuole, prima del Regno, poi della Repubblica, si facevano gli stessi programmi, c'era un'uniformità culturale che richiamava tra l'altro la volontà di tenere in vita una tradizione collettiva della collettività, una tradizione culturale della collettività. Viceversa, oggi c'è una amplissima frantumazione di questa di questo aspetto culturale della scuola. Alla centralità appunto nazionale si è sostituita una autonomia locale e naturalmente in un paese come l'Italia, dove il locale è molto differenziato, estremamente differenziato, questo ha gli effetti che si può immaginare. L'autonomia ha significato anche che la struttura della scuola è diventata una struttura di tipo manageriale, non per nulla, e questo anche ha avuto una gravissima conseguenza. Un tempo il preside era un primus inter pares, era un professore anche lui, era un primus inter pares e c'era quindi all'interno di ogni istituzione scolastica una solidarietà di fondo tra il preside e i professori, e c'erano anche dei contrasti, sì, ma come ovvio tra tutti, poi c'erano anche i contrasti fra i singoli professori, però c'era la scuola era amministrata da un corpo coeso di volontà, di personalità, che si riconosceva in un compito comune. Oggi invece la scuola è affidata ad un preside, non si chiamano più preside, si chiama dirigente, che è un manager, che ha un contratto anche sindacale diverso dai suoi colleghi, molto diverso, che è il datore di lavoro anche dei suoi collaboratori. E il preside è diventato un vero e proprio datore di lavoro. Anche l'autonomia, come ho già accennato, diventa oggettivamente una dimensione antitetica al merito, perché l'autonomia non si fa mai, le offerte formative delle scuole sono pubbliche. Ogni scuola pubblica all'inizio dell'anno scolastico, per attirare i suoi clienti, pubblica qual è la sua offerta formativa. Ora, in questa offerta formativa, che sono pubbliche, voi vedete che, ho cercato di vederne il numero più alto possibile, vedete che non ricorre mai, qualche cosa che si riferisca alla qualità dell'insegnamento, alla qualità del sapere di cui saranno dotati gli studenti che escono da quella scuola. Leitmotiv, l'elemento dominante di queste offerte formative con cui gli istituti sono sul mercato sono una panoplia larghissima di tutte le attività possibili e immaginabili, cineforum, attività sportive, gite, visite ai musei, tutte cose anche che hanno il loro valore naturalmente, ma che appunto sono un'altra
un'altra cosa. Da ultimo, penso che uno degli elementi che ha contraddetto quella che a me sembra la vocazione primaria della scuola, che è quella di istruire e accertare la quantità di conoscenze e la capacità di organizzare le conoscenze da parte degli allievi, uno degli elementi che ha distrutto questo meccanismo, lo ha distrutto tacitamente, cioè, mai naturalmente da nessuna parte ci è stato detto che bisognava mettere il merito da parte, che non... lo si dice per la verità quando si danno le istruzioni alle commissioni di esame finale di licenza, ma se no altrimenti la presenza delle famiglie naturalmente all'interno della scuola è un fortissimo deterrente all'accertamento del merito, perché le famiglie appunto rappresentano una specie di fantasma, la protesta dei genitori per i risultati scolastici del figlio, cosa inimmaginabile fino a 2-3 decenni fa, ma che oggi è diventato un elemento cruciale della vita scolastica, unitamente alla possibilità, che mi sembra a me aberrante, che basterebbe una piccola legge a escludere, della possibilità del ricorso in via giudiziaria contro i risultati degli scrutini scolastici. Il fatto che possano essere invocati dei giudizi di un tribunale amministrativo per invalidare il risultato scolastico approvato da un consiglio scolastico di un ragazzo in matematica, in letteratura italiana, è una cosa palesemente, mi pare, ridicola, che però concretamente costituisce un elemento importantissimo della vita reale della scuola nel momento, perché c'è sempre appunto il timore che ci possa essere questo tipo di ricorso, che significa poi una perdita di tempo nell'obbligo di motivare del professore che, poveretto, ha osato bocciare uno studente, viene chiamato appunto a motivare con lunghissime relazioni perché ha dato quella valutazione, eccetera, eccetera, e poi appunto a doversi anche in qualche modo pagare le spese di giudizio. Vorrei non tirarla molto ancora in lungo, però voglio parlare ancora di un elemento importante che ha in maniera significativa, molto significativa, contribuito a distruggere, direi, il fatto che distruggere l'impianto tradizionale, secondo me ineliminabile, dell'istituzione scolastica, se si vuole che l'istituzione scolastica sia una cosa seria. Il fatto che a un certo punto l'accertamento appunto del merito, come sapete, cioè tutte queste cose, apro una piccola parentesi e chiudo subito, tutte queste cose sono notissime, che io sto dicendo, sono notissime a chi vive nella scuola. Perché appunto sono il pane quotidiano del suo lavoro, sono assolutamente ignote invece, o note così per sommarissimi capi, a chi invece vive fuori da scuola, cioè la stragrande maggioranza degli italiani, i quali appunto non sanno che cosa è successo alla, loro scuola. Chiudo la parentesi. Uno degli elementi fondamentali che ha stravolto il carattere proprio dell'istituzione scolastica è stata la trasformazione del giudizio sugli studenti, sugli allievi, il quale, come sapete, quelli che vivono nella scuola lo sanno, da un giudizio sul merito, sulle conoscenze, e si è trasformato, è stato oggetto di una disposizione legale, di legge, che
tra l'altro appunto ci veniva in qualche modo imposta dall'Europa, di trasformare questo giudizio appunto sulle conoscenze in giudizio sulle competenze. Sulle competenze. La parola competenza è la parola che domina gli esiti dei corsi di studio degli studenti italiani. Competenze che sono legate, come dice espressamente la legge, non al sapere, ma al saper fare. Cioè, quello che lo studente ha imparato, si presume che abbia imparato nel corso di un anno, lo mette in condizioni di fare che cosa? Bisogna appunto valutare se il professore, l'insegnante, è chiamato a valutare per l'appunto, dalla disposizione di legge, se le conoscenze che lo studente ha sono tali che lo mettono in grado di saper fare qualcosa. Cioè c'è una fortissima torsione dell'insegnamento all'utilità, all'utilità pratica, al saper fare. Voi capite che insomma, tutto un vasto blocco di materie, le materie umanistiche, hanno grandissima difficoltà a giustificarsi dal punto del saper fare. Infatti si ricorre a delle formulazioni spesso negli esempi che il Ministero fa di che cosa appunto si può sapere, si può immaginare che una materia come la letteratura italiana, per esempio la storia dell'arte, consenta di saper fare. Ci sono esempi tipo appunto saper redigere una guida di una località turistica, saper redigere le linee guida per un museo, per la visita a un museo. Tutte cose che possono riguardare, insomma, se no, 100 persone poi in tutta Italia. Ma invece appunto c'è stata questa idea che il cuore dell'istruzione non sia nel conferire delle conoscenze, ma delle conoscenze che servono a un saper fare. Questo, io credo sia in qualche modo un elemento fondamentale del progressivo, chiamiamolo oscuramento, discredito, una parola del genere, insomma, delle materie, di tutte le materie umanistiche, le quali per loro definizione sono materie che non servono a nulla, cioè non servono a saper fare, ma proprio per questo, è la mia opinione, sono il cuore dell'istruzione. Il cuore dell'istruzione, della conoscenza, il cuore del sapere, con cui forse la scuola deve avere qualche rapporto, il cuore del sapere è il suo disinteresse. Il sapere non può essere mosso da un interesse concreto, il sapere è appunto una qualità fondamentale del sapere di essere disinteressato. Le materie umanistiche hanno un grandissimo valore, primo perché rappresentano in sé, proprio come pochissime altre, come nessun'altra, questo carattere supremamente inutile e disinteressato del sapere. E anche, l'altro, il loro grande merito è di essere le uniche materie che, voglio fare un piccolo parentesi necessario, per materie umanistiche intendo anche la matematica e la fisica, sono materie che non hanno, un immediato risvolto pratico. La matematica è qualcosa che, come hanno sempre detto i grandi matematici e i grandi filosofi, ha molto più a che fare con la filosofia piuttosto che con le cosiddette scienze esatte, scienze della natura. Le materie umanistiche, sono anche quelle che trasmettono un retaggio. Usiamo pure questa parola così antica e anche, se volete, ambigua. Trasmettono un'identità. La biologia, la chimica,
la botanica, le scienze naturali, sono tutte uguali, da Vladivostok a Pechino, non c'è nessuna differenza. Una scuola che insegnasse soltanto le materie cosiddette scientifiche sarebbe una scuola assolutamente uniforme, perché non è che esiste una botanica italiana e una botanica svizzera, naturalmente, o una chimica svedese. Soltanto le materie umanistiche, diciamo così, definiscono culturalmente, perché definiscono, diciamo così, il retaggio culturale del passato, che naturalmente è diverso da civiltà a civiltà, da cultura a cultura, da paese a paese. Se appunto si immagina che la scuola italiana debba trasmettere qualcosa che ha a che fare con il passato italiano, con l'identità italiana, ebbene, queste cose sono trasmesse unicamente dalle materie umanistiche, perché appunto sono le uniche che hanno a che fare con il passato, con il passato. E soltanto il passato, diciamo così, trasmette identità. Il passato è l'unico, diciamo così, la fonte dell'identità è nel passato. Una scuola come, appunto, concludo veramente, come appunto quella che è stata riformata, democratizzata dalle leggi che si sono succedute nel tempo, da vari, appunto, con vari ministri, ognuno ci ha aggiunto poi le sue, diciamo così, particolarità, ma è inutile dirlo, la scuola italiana è una scuola che, diciamo, ha tagliato via via le radici, in modo subdolo, cioè non dichiarato, anche perché insomma, forse se l'avesse dichiarato la cosa avrebbe suscitato qualche dibattito, di fatto però lo ha tagliato, sta tagliando sempre più le radici e non riesce più a dare, appunto, come i dati che dicevo all'inizio illustrano, non riesce più a trasmettere neanche una quantità di conoscenze, a formare gli scolari, gli allievi che escono dalle sue aule. L'aula è vuota, l'aula italiana è vuota. Intendiamoci, concludo con questi, molti dei fenomeni di cui ho parlato, per sommi capi, sommarissimi, non riguardano soltanto la scuola italiana, riguardano altri paesi dell'area occidentale. Molte di queste riforme, di queste novità che sono state introdotte nella scuola, sono state introdotte per input di agenzie, diciamo così, internazionali, soprattutto l'OCSE e l'Europa, e questa crisi dei sistemi scolastici riguarda, diciamo così, non soltanto l'Italia. In Italia però, come spesso capita con questo tipo di fenomeni negativi, la negatività ha un carattere tutto particolare e più grave che altrove. Grazie. Grazie molte. Avrei dovuto premettere all'intervento del professor Galli il fatto che, benché egli sia noto come editorialista del Corriere della Sera, in realtà non è un giornalista, ma è uno studioso molto importante, il cui curriculum indica tutta una serie, cioè tutto un percorso e ruoli estremamente significativi in significativi istituti universitari italiani. Penso che chi ha qualche motivo di interesse per questo tema cruciale che abbiamo inserito nel ciclo e che riguarda la scuola, quindi il futuro del Paese, possa riflettere, se vorrà, appunto, prendere questo volume a una vuota che io ho letto e che ho trovato molto ricco. La conferenza del professor Galli ha viaggiato sugli ultimi 100 anni della storia nazionale. Se leggete questo libro,
diciamo che il percorso a ritroso comincia prima e fornisce infiniti spunti di riflessione. Il tema è cruciale per l'avvenire del nostro Paese e questa è la ragione per cui questo argomento è stato inserito nel nostro ciclo. La ringrazio molto. Ricordo infine, prima di dare la parola a chi volesse intervenire, c'è ancora uno spazio, che il prossimo appuntamento è giovedì 30 gennaio. Il tema invece riguarda quello che è l'ordinamento giuridico che sostiene la vita civile del nostro Paese, la cura delle norme. Gabrio Forti verrà presentato in questa stessa sala giovedì prossimo dal professor Vincenzo Roppo. A questo punto vi do la parola a chi volesse intervenire. Non si sente nulla. Forse può venire qua. Sì. Succede sempre così. È una caratteristica del dibattito italiano. Il microfono non funziona mai. Sono stato smentito. Ecco, buonasera. Quello che volevo chiedere, professore, intanto che si produceva questo disastro, questo progressivo sfacelo, dove eravate voi, intellettuali? C'era una cappa, non si poteva deviare da quello che era il pensiero unico. Mi scusi, ma il suo libro di ora a me in qualche modo fa pensare all'operazione che qualche anno fa fece Giampaolo Pansa quando trovò il coraggio di svelare certe madame della resistenza che fino ad ora era stata intoccabile. Credo di non dover dire molto. Mi faccio accento pubblicitario di un giornale che scrivo da 25 anni, Corriere della Sera, che propone delle tariffe di abbonamento sul digitale, sul tablet, economicissime. Credo che un abbonamento le costerebbe per un mese 2-3 euro. Compriamo tutti i giorni il Corriere della Sera. Compriamo tutti i giorni il Corriere della Sera. Poco, perché se no. Molto tempo e sempre più o meno diciamo così nel senso che questo libro. Non mi sono accorto soltanto adesso di queste cose, sa? Assolutamente no. Sono molti anni che diciamo così, insisto su questi temi e con questo punto di vista. Quindi è ad altri che deve rivolgere la sua vergogna. Penso che ce ne siano tantissime persone. Ma io non so per questo. Si informi e potrà darmi ragione. Buonasera. Mi dispiace non vedere intorno a me nessuno che per età possa ancora essere in servizio nella scuola, perché vedo che quei pochi sono fuggiti. Io sono
ancora operativa all'interno della scuola, ma la domanda che faccio è: dove eravamo noi come classe insegnante? Perché un intellettuale, come la signora lo ha definito, da fuori, qui nel caso specifico posso testimoniare perché lo seguo sempre, ha sempre parlato in un certo modo, ma non così tutti gli altri, ma soprattutto dove eravamo noi insegnanti, perché dal di dentro, mentre si produceva questo disastro, noi siamo stati quelli, e devo parlare per forza al plurale perché appartengo a questa categoria, che abbiamo promosso anche quando non si doveva promuovere, quando abbiamo guardato le situazioni familiari, le competenze, tutto quello che non riguardava il merito. E annullando il merito abbiamo favorito questo disastro. Io ho letto il suo libro, mi sono dovuta riconoscere in una situazione che purtroppo vedo tutti i giorni. Ho apprezzato molto il taglio storico che mi ha aiutato a capire tante cose, però purtroppo non cambia il risultato. Grazie. Anch'io mi sono domandato questo che si è chiesto lei. Dove erano gli insegnanti? Dove sono? Perché in tutto questo, dramma, la voce degli insegnanti non si è mai sentita. Io penso però che ci siano delle attenuanti. Innanzitutto la principale è l'esistenza di un organismo malefico, cioè il sindacato della scuola. CGIL e CISL e UIL sono assolutamente sullo stesso piano. Il sindacato della scuola, il quale oggettivamente ha avuto come effetto di soffocare la voce degli insegnanti, perché con questa dizione di riunire i lavoratori della scuola, cioè gli insegnanti, gli addetti alle segreterie, gli uscieri, il personale tecnico, fatto sì che poi, piccolo particolare ma non insignificante, quando c'è l'elezione, di cui forse le elezioni nelle assemblee sindacali degli organi dirigenti del sindacato, spesso, mi dicono persone che sono a conoscenza di queste cose, la maggioranza dei presenti non è rappresentata dagli insegnanti, che pure sono, numericamente la quota maggioritaria degli iscritti, bensì invece il personale tecnico e di segreteria. Ed è questo personale che elegge gli organi dirigenti del CGL Scuola, CISL Scuola, UIL Scuola. Quindi noi abbiamo, la singolare situazione in cui il sindacato della scuola in realtà è il sindacato, nell'espressione non c'è nessuna squalifica morale o sociale, dei bidelli e degli impiegati di segreteria. E i professori, sono completamente assenti. Questo è il fatto: l'Italia è l'unico paese occidentale in cui non c'è un'associazione degli insegnanti, cosa che c'è in Francia, c'è in Germania, potentissime anche, perché gli insegnanti sono tanti. Invece in Italia non c'è nulla, non c'è nessuna associazione di insegnanti, c'è il sindacato scuola, il cui interesse principale qual è? È quello di uniformare tutte le retribuzioni, di far sì che tutti siano pagati il più possibile nello stesso modo. Cioè qualsiasi programma di differenziazione stipendiale, quindi di incentivo al merito degli insegnanti, è stato sempre regolarmente soffocato da questa organizzazione eminentemente anticulturale, proprio nemica della istruzione italiana, che è il sindacato scuola delle tre confederazioni sindacali. Perché un fatto fondamentale per migliorare la scuola è quello di migliorare il livello degli insegnanti, ma l'incentivo principale a migliorare che si può dare agli insegnanti è quello ovviamente di premiare il loro merito, così come parlavamo del merito degli studenti, anche il merito degli insegnanti. Il fatto che gli insegnanti bravi, gli insegnanti invece disinteressati, assenteisti, siano retribuiti nello stesso modo è un formidabile disincentivo al miglioramento degli insegnanti. Non esiste nessuna organizzazione al mondo in cui tutti siano retribuiti nello stesso modo, sia che siano persone
efficienti, brave, dedite al loro lavoro, sia che invece siano degli scansa fatiche di mangiapane e tradimento. Tutto questo evoca, diciamo così, la responsabilità del sindacato della scuola e in qualche misura, ma solo in qualche misura però forse in misura significativa, diciamo così, può essere considerato un attenuante. Organizzarsi è difficile, richiede perdita di tempo, impegno, quindi insegnanti bravi che già danno molto alla scuola, a caricarsi in più anche della fatica di organizzarsi, eccetera, si può capire che appunto pensino ad altro e non lo facciano. Però appunto il guaio del dibattito, un minuto, la vedo che lei è impaziente, finisco subito. Scherzavo. È un vero dramma il fatto che nel discorso pubblico sulla scuola manca la voce degli insegnanti. Questa è una cosa appunto assolutamente drammatica. Dunque, io sono stata preceduta dalla ex collega perché io sono in pensione da ormai 13 anni. Sono andata in pensione a 65, ci tengo a dirlo, quindi non potevo andare in pensione, e questo già dice, a 36 anni, 6 mesi e un giorno con la minima, potevo andare in pensione a 61 con la massima, sono andata in pensione a 65. La domanda è quella che ha fatto la collega, dove erano, dico erano perché per me ormai il distacco è avvenuto, gli insegnanti. Nello stesso tempo sono contraria a quello che lei ha aggiunto nella risposta, cioè premiare gli insegnanti migliori. Ma come facciamo a stabilire quali sono gli insegnanti migliori? Questo è il problema. Assistendo io negli anni passati a quello che è avvenuto nella scuola, posso dire che favoriti in modi erano gli insegnanti che davano ragioni al preside. Allora, la mia proposta per il miglioramento della scuola consiste nel proporre di togliere gli incentivi agli stipendi dei dirigenti scolastici, che sono incentivati dal numero degli alunni iscritti e dal numero dei corsi presenti. Cosa per cui, che non si dice mai, ma che bisogna rendere nota, bisogna, allora, se c'è qualche insegnante, io ero tra quelli che hanno fatto la resistenza nella scuola, e passavo per essere una che pretendeva chissà che cosa. Porca miseria, vogliamo pretendere qualcosa o no? Dopodiché, è vero, dove erano gli intellettuali, è colpa dei sindacati, ma non solo dei sindacati, colpa della pigrizia umana di cui noi siamo fatti, perché insegnare è una cosa che non è per tutti. Una volta c'era la funzione docente, quando io sono entrata nella scuola nel 66, la funzione docente, di cui adesso non si parla più. L'insegnante, che deve essere severo, non, ma deve pretendere qualcosa, deve reggere psicologicamente a, come dire, è chiaro che l'insegnante sia stronza, è un complimento se l'insegnante è severa, però uno deve saper reggere a questo, perché altrimenti io ho una nipotina. Cioè, nella scuola media, prima media, primo trimestre, ma non mia nipote, ma tutte le sue amiche, solo 9 e 10. Ma come si fa? Solo 9 e 10 in pagella. Ma come si fa? Con tutte le nonne orgogliose, ma accidenti, se tutti hanno 9 e 10 è discreditato il voto, non vale più niente. Il voto non vale più niente. Io posso dire che la mia nipotina, che ha tutti 9 e 10, non merita questi 9 e 10. E non dimentichiamoci, dare 9 e 10 all'inizio significa togliere la voglia di migliorare. E significa generare l'ansia di andare indietro. Quindi è un errore madornale, proprio come insegnanti. Chiudo. Lei dice,
come si fa a accertare il merito degli insegnanti? Ma guardi, ci sono moltissimi metodi. C'era, per esempio, nella vecchia istituzione scolastica una cosa che si chiamava il concorso per merito distinto. Cioè, quando ogni tot numero di anni il Ministero faceva un concorso a cui gli insegnanti erano liberi di presentarsi se volevano, se pensavano di essere bravi, se lo superavano avevano uno scatto di stipendio. Perché non si può reintrodurre? Non dipende dalla... è un concorso. Naturalmente tutti i concorsi possono essere un po', diciamo così, affidati, come non rispecchiare la realtà, però insomma l'unico sistema mi pare un ottimo sistema, no? Ogni sistema di accertamento ha delle piccole o più, meno defaillance, però questo mi sembrerebbe, appunto, se gli insegnanti chiedessero l'istituzione, la reintroduzione di questa cosa, che naturalmente fu abolita a suo tempo perché i sindacati dissero che era un modo per discriminare salarialmente gli insegnanti. Invece io penso che questo è un modo, appunto, che consente un accertamento quanto più possibile oggettivo appunto del merito di chi, insegnanti bravi, si vanno a fare il concorso e se lo vincono hanno uno scatto di stipendio. Lei riponeva la colpa. Allora, la colpa, abbiamo detto che la colpa non è mia, però una parte della cultura ha una colpa, sicuramente una parte della cultura non ha prestato nessuna attenzione alla degenerazione che accadeva nella scuola, per ragioni abbastanza ovvie. Tutte le parole d'ordine, diciamo così, i leitmotiv di questa generazione avevano un segno culturale in qualche modo di sinistra. La cultura italiana ha un particolare occhio di riguardo per tutto ciò che è di sinistra, quindi appunto gli effetti negativi di quella cosa lì non si sono visti. Però diciamo, le responsabilità maggiori di chi sono? Le responsabilità maggiori sono della politica, di tutta la classe politica. E qui c'è un elemento appunto terribile che mette in causa la società italiana. La società italiana voleva una scuola che accertasse il merito? Voleva una scuola che bocciasse i suoi figli? In una democrazia, per i politici, è molto di qualunque colore, è molto difficile contrastare le richieste degli elettori, della società. La società italiana, che è una società fondamentalmente ignorante, che non ha nessun apprezzamento per la cultura, metà degli italiani non leggono neanche un libro all'anno. Una società del genere, lei pensa che chiede alla scuola severità, accertamento del merito? No, la classe politica, essendo una classe politica democratica, era e continua a essere sensibilissima a quello che gli elettori vogliono, al tipo di scuola che vogliono gli elettori. Allora, soltanto uomini politici che sono capaci di elevarsi ad un rango superiore, diciamo così, soltanto degli statisti riescono a contrastare e a convincere un paese, un'opinione pubblica, un elettorato che sta sbagliando e che bisogna fare altre scelte da quelle che a loro immediatamente convengono. Disgraziatamente il nostro paese negli ultimi 30 anni non ha avuto, nessuno statista, ha avuto moltissimi politici normali che si sono adeguati a quello che chiedevano gli italiani. Gli italiani vogliono una scuola che promuova i loro figli, che li tenga il più possibile a scuola, perché ci hanno da fare, lavorano tutti, le mamme, i papà, così, che non costi nulla, per cui appunto se si devono tagliare delle cose, meglio tagliarle alla scuola piuttosto che a mille altre cose, a tutto quello che riguarda la cultura, i musei, tutto, perché una società, appunto, siamo una società con queste caratteristiche negative. Naturalmente non possiamo immaginare che appunto abbiamo una scuola, diversa da quello che vogliamo. Siamo una democrazia. È molto difficile in una democrazia
le democrazie non riescono a produrre in genere le condizioni culturali per cui possono ben funzionare, ma al contrario, un regime democratico tende a produrre condizioni culturali che sono distruttive dell'ethos pubblico, distruttive soltanto se ci sono delle classi dirigenti, delle classi politiche, delle istituzioni anche, cioè l'università, la scuola, che fanno da contrappeso alla, diciamo così, all'orientamento naturale dell'opinione pubblica, una democrazia fa funzionare. Ma se voi democratizzate l'università, democratizzate la scuola, tutto viene democratizzato, queste istituzioni che pure dovrebbero fare da contrappeso non faranno da contrappeso un bel niente. La situazione dell'Italia è che la politica tende a democratizzare continuamente tutto. La democrazia funziona soltanto se ci sono alcune parti della società che non sono democratiche. Se tutta la società è democratica, una democrazia va allo scatafascio. È così. Beh, insomma, lì, quello è un altro discorso. Buonasera, professore. Volevo porre una domanda su un aspetto più generale, che inanella anche molti aspetti, ad esempio l'appiattimento verso l'alto dei voti, la didattica per competenze, autonomia o l'abbandono scolastico. Volevo chiedere la sua opinione riguardo a un fatto, se la scuola come anima deve tendere più a fornire un servizio agli studenti oppure ha una responsabilità insieme allo studente nel formare elementi sani della società. Scusi, non ho capito, puoi ripetere la domanda? Volevo chiedere se la scuola deve solamente fornire un servizio, secondo lei, di istruzione verso l'individuo, oppure ha una responsabilità più generale, insieme allo studente stesso, nel formare individui sani della società, quindi produttivi, che abbiano anche conoscenze e consapevolezza adatte per vivere in una comunità. Dovremmo un po' parlare a lungo, perché anche questa definizione di individuo sano mi suona un po' orticante, un'espressione, diciamo così, che risuona cose un po' naziste, le dico la verità. Gli individui sani e gli individui malati. Chi sono gli individui sani? Chi sono gli individui malati? Ecco, per capirci. No. Non capisco. Vabbè, comunque, però lo so, cioè, immagino che lei non sia un nazista, quindi diciamo così, prendo la sua domanda. Ma io penso che non ci sia differenza. Io penso, coltivo forse l'illusione, che chi ha una buona istruzione, chi ha studiato bene a scuola, chi ha avuto appunto, chi conosce, chi ha letto un po' di letteratura italiana, chi ha letto delle poesie, chi ha studiato la storia, la geografia, la matematica, anche la fisica. Una persona così penso che sia un buon cittadino. Poi naturalmente ci sono le eccezioni. Penso che il modo migliore per educare sia istruire, che l'istruzione ha in sé una valenza educativa, cioè che l'istruzione rende migliori. L'istruzione rende migliori, rende più capaci di pensare, più consapevoli delle proprie azioni. Naturalmente penso anche che sono in particolare le materie umanistiche che hanno questo effetto. Perché sono quelle in cui c'è una discussione, in cui il sapere specifico produce automaticamente una riflessione, una discussione sui valori, su che cosa siamo, perché agiamo, tutte cose che l'insegnamento della chimica, diciamo così, rende veramente molto aleatorio, molto difficile. Quindi io penso che la distinzione fra istruzione ed educazione sia una distinzione che non ha fondamento. La vedo perplesso. Cioè, non credo che si educa un buon cittadino insegnandogli la Costituzione. La maggior parte degli sciagurati che vanno in giro oggi in Italia a 200 all'ora, facendo i bulli, così, insomma, sono tutte persone che hanno frequentato, penso, non molto diligentemente, forse, i corsi di istruzione della Costituzione.
eppure non è imparando a memoria gli articoli della Costituzione che si, ma più imparando un canto della Divina Commedia si diventa una persona migliore, io penso. Come, scusi? La mettiamo, che la mettiamo da parte, perché se parliamo anche di questo, signora... So, se vuole possiamo parlare di tutto, però iniziamo un discorso che non finisce più. Bene. Ringrazio il professor Galli della Loggia per la sua disponibilità.